nato grazie alla mia famiglia. Mio padre faceva i mercati, quindi sono molto appassionata e legata a questo. Mio fratello è restauratore, comunque una famiglia anche di pittori, quindi l'arte è in me. Mi sono appassionata all'uncinetto in Sud America nel mio primo viaggio, dove una signora mi ha insegnato a fare borse all'uncinetto, tipiche colombiane, e da lì poi ho iniziato a fare pupazzi. Sì, la tecnica è appunto quella dell'uncinetto, quindi l'uncinetto è un intreccio, sono tutti nodi praticamente, uno dietro l'altro. Il pupazzo si crea grazie a aumenti e diminuzioni praticamente dei vari punti. Ho imparato la filatura, praticamente è un processo molto lungo. Tutto parte appunto dal pastore. Siamo andati dal pastore, abbiamo preso la lana, l'abbiamo lavata e dopodiché, dopo essere asciutta, l'abbiamo pettinata, quindi il termine tecnico è cardata. E dopo che è stata cardata, appunto, c'è la filatura. La filatura non è altro che un attorcigliamento della lana, che si attorciglia e te praticamente gli dai uno spinto, l'aiuti. E dopodiché ho imparato anche a tingerla con colori naturali, quindi con le piante in sostanza. Quindi c'è tutto il processo di bollitura, e sono processi molto lunghi, ma devo dire che sono molto rilassanti e molto belli. E quando creo tutto questo provo tanto amore e felicità innanzitutto. Mi piace che poi quando il bimbo lo guarda ride, è contento e mi piace la gioia delle reazioni, insomma, dei bambini. L'artigiano significa tanta passione, metterci l'impegno e crederci fino in fondo soprattutto. Sono molto emozionata, mi piace molto questo mondo e spero di continuarlo ancora per tanto tempo.